scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili vende vetture fuoristrada nuove e aziendali con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Castrovilla riorganizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale 900. Ottavo appuntamento di questa stagione che ha visto sul palcoscenico del teatro Sibaris personaggi di un certo calibro che sono passati dalla lirica al comico al drammatico. Una stagione dunque trasversale con grande successo di pubblico e per questo ottavo appuntamento è andato in scena Santos di Roberto Saviano, una storia di quattro ragazzini che vengono assoldati come vedette dalla camorra. Il loro compito è quello di giocare a calcetto in una piazza ed avvisare quando arriva la polizia o qualcuno sospetto. Saviano racconta la carriera dei ragazzi che si trovano a scegliere tra il calcio e la delinquenza. Devono capire che sta piazza è la nostra. Certo, ovviamente trasformare un racconto in un'opera teatrale è sempre difficilissimo, però con Roberto c'è una consuetudine, noi abbiamo lavorato già su Gomorra e su altre cose e quindi abbiamo ormai un tipo di rapporto di lavoro che ci rende tutto più semplice. Poi ovviamente i temi che trattiamo ormai da tanti anni sono temi che non perdono mai di interesse e di attualità, sono purtroppo sempre all'ordine del giorno, quindi noi il lavoro che cerchiamo di fare è di tenerci sempre pronti, sempre aggiornati, di modificare anche quello che raccontiamo così come accadono le cose. Uno, due, tre, quattro, cinque a me. Questa porta qua. Palla a voi. Devo giocare pure io perché il pallone è mio. Ciro gioca con noi. I fuori non valgono. Il portiere è fisso. Battimuro non vale. Chi buca il pallone lo paga, eh? Le macchine sono fuori. I motorini no. Il portiere può uscire fino a qua. Pure chi lo perde il pallone lo paga. Palla al centro. Santos, il titolo viene dal pallone arancione usato dai ragazzi per giocare a calcio, è una storia densa di emozioni e di avvenimenti, ha una scrittura forte e dinamica come tipico del Saviano scrittore. Si chiama Super Santos perché a Napoli continuano i ragazzini a giocare per strada con questo pallone. Portando in giro quest'opera, il pubblico come reagisce? Continua a rimanere incredulo oppure in effetti sono cose che tutti sanno, però insomma poi nessuno si fa finta di non sapere. Sicuramente è cambiata la consapevolezza del pubblico, non è più come qualche anno fa dove tutto sembrava una scoperta, quindi proprio per questo adesso noi abbiamo lavorato sulla forma oltre che sul contenuto, cercando di fare uno spettacolo imprevisto con dei ritmi alternativi rispetto al teatro civile normale, uno spettacolo che anche molto divertente nella prima parte che conduce lo spettatore poi in qualcosa di più nero, di più losco, però come dire convincendolo e portandolo ad affezionarsi ai personaggi proprio con toni più leggeri. Mostro deve stare buono a cuccia! Mostro! Zitto! Cuccia là! Devi stare buono! Buono! Ma questo cane deve abbaiare sempre! Sì! Ma che vuoi dal cane che è così bravo, eh? Bravo! Come fa a essere bravo? Dici sempre che lo stai andando per fare i combattimenti. Sei bravo, non va bene, fa schifo. Comunque per quanto riguarda questo spettacolo c'è stato un interessante coinvolgimento delle scuole, delle scuole castrovillaresi, delle secondarie medie superiori e soprattutto delle quinte, quindi un ringraziamento va ai direttori scolastici che hanno partecipato a questo spettacolo mandando i loro ragazzi più meritevoli, insomma stasera li attenderemo qui al Teatro Sibaris di Castrovillare.